Ciao ragazzi, nuovissimo video oggi, prepartita di Juventus Como. Ve lo pubblico tardi perché non è stato facile registrare questo video e prima non ho potuto farlo, se no ve l'avrei pubblicato stamattina alle ore 7. Ah, avviso, non vi porterò il post partita dell'Atalanta perché non potrò, quindi non riuscirò a vedere l'Atalanta, ma porterò sicuramente il post partita della Juventus. Uscirà il video un po' in ritardo, parlo di mezz'ora, 40 minuti dopo la partita, massimo un'ora. Perché non vedrò la partita, non vedrò la partita a casa, ma la vedrò in un altro posto. E quindi per tornare a casa dovrò registrare il video. Non lo voglio registrare nel posto in cui sono, se no viene un casino. Quindi attendete un pochino, abbiate pazienza. Vabbè, queste erano un po' le premesse iniziali. Detto ciò, oggi parliamo di Juventus Como, proprio della partita. Parliamo della partita, facciamo un consueto pre-partita. Ah, tra l'altro, se riesco, quest'anno usciranno quasi sempre i pre-partita di ogni match, quindi in generale della Juventus, quindi Juventus Como, Verona Juve, Juve Roma, Champions, eccetera, eccetera. Questo sarebbe il mio obiettivo. La Juventus contro il Como parte con una squadra molto rimaneggiata. La Juventus a malapena non presenta manco 20 giocatori tra i convocati. Non presenta neanche 20 giocatori, di cui 19. Di questi 19 ne presenta tipo 13 di movimento, se non vado errato, per non voglio aver sparato una cavolata. Per una Juventus che potrà fare poco con ciò che avrà in panchina, perché a parte Fagioli, a parte qualche altro giocatore, dalla panchina la Juventus può pescare poco. A parte Fagioli, a parte McKennie, a parte, per esempio, non lo so, Danilo, che dovrebbe partire in teoria dalla panchina, da quel che si legge, a parte qualche altro giocatore. La Juventus ha poche armi per poter cambiare la partita in corso, quindi se la Juventus dovesse, speriamo di no, se la Juventus dovesse andare sotto sarebbe un bel casino recuperarla, perché non hai quel giocatore di gamba, non hai quell'attaccante lì che ti possa cambiare la partita, perché Banguro non ti cambia la partita, non hai Milik, non hai Chiesa, che non è stato convocato per tutto ciò che sta accadendo, ma ne parliamo in questo video. Quindi hai poche armi a disposizione. Hai poche armi a disposizione, motivo per cui sarà fondamentale chiuderla subito. Sarà fondamentale non andare sotto immediatamente, perché sennò è un casino. Sennò è veramente un casino. Io credo che la Juventus comunque riuscirà a portare a casa il bottino pieno. Cioè, io vedo una Juventus che questa partita la può portare a casa. Non vi dico il risultato esatto, anche perché ho fatto il video sui pronostici shorts, andatevelo a recuperare in cui l'ho detto, ma potete un po' immaginarlo, potete un po' immaginarlo, non è così complicato da indovinare. Però io credo che nonostante tutto la Juventus riuscirà a portare a casa il bottino pieno. La Juventus si spera, e credo che la Juventus sarà la squadra a comandare, nel senso che sarà la squadra a un po' giostrare, sarà la squadra che terrà il pallone, sarà la squadra che fa lo farà circolare meglio, mentre il Como farà una partita, secondo me, da squadra che potrà mettere in difficoltà la Juventus con magari cross, con magari delle ripartenze veloci, perché il Como ha strefezza là avanti, che non è male. Hanno dei giocatori comunque forti. Il Como avrà indisponibile Varane, perché nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria ha rimediato un infortunio al ginocchio e sarà fuori per un mese e mezzo più o meno. Questo è stato detto da Fabregas, da Cesc Fabregas, in conferenza stampa prima della partita. Dovrebbe giocare Pepe Reina tra i pali. Senz'altro il Como ha tanti nuovi acquisti. Belotti, per esempio, uno su tutti, no? L'appunto citato Vranche, però sarà indisponibile all'appuntamento per l'appunto. Però non è una partita sottovalutare. Comunque, non è una partita sottovalutare. Abbiamo un grande vantaggio, secondo me, che siamo in casa. Perché, secondo me, nelle prime giornate, soprattutto, giocare in casa e no fa una differenza incredibile, fa una differenza incredibile, perché hai tutto il pubblico che ti trascina. E questa Juventus non è una Juventus che in questo momento sta operando da Dio sul mercato. Mancano ancora 3-4 giocatori e mi sono forse tenuto pure basso. Vediamo un po' cosa arriverà negli ultimi 10 giorni di mercato. Thiago Motta si è rivelato molto tranquillo e, per fortuna aggiungerei, dovrebbe arrivare Koopmeiners. Vediamo un po' se Kalulu arriva o non arriva. Vediamo un po' se arriva Francisco Conceição, vediamo un po' se arriva Nico Gonzalez. Si era parlato anche ieri di Samuel Omodorion, attaccante che era tanto così da trasferirsi al Chelsea, tutto poi saltato, e la Juventus avrebbe proposto un prestito secco, rifiutato però dai colchoneros. Omodorion è un attaccante che alla Juventus
Dovrebbe venire per fare la riserva, ma in questo momento è molto complicata, appunto perché o la Juventus magari propone una nuova formula all'Atletico Madrid, per esempio prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissate 20 sui 25-30 milioni, oppure credo sia quasi impossibile l'arrivo dell'attaccante ex Alaves. Ma l'attaccante di riserva non è la priorità, motivo per cui non ha senso concentrarsi su Omoro Dion, come cavolo si chiama, non lo so pronunciare. Servono senz'altro tanti innesti, ci sono tanti giocatori che faranno le valigie, per esempio Rugani oggi è partito in direzione Amsterdam, una cessione che non capisco assolutamente. Per esempio anche De Sciglio dovrebbe andare via, però il Como si sarebbe interessato al calciatore. Chiesa si spera che in qualche modo si riesca a ricavare qualcosina, magari 15 milioni sarebbe già tanto, anche perché un giocatore è già in scadenza, e sarebbe un disastro, secondo me sarebbe un disastro cederlo all'Inter a parametro zero nella stagione 2025. Anche perché posso dire una cosa: Chiesa si è. Cioè, se Chiesa va all'Inter, ragazzi miei, è molto peggio di Cuadrado. Segnatevelo, 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 perché se Federico Chiesa ha un accordo con l'Inter e va all'Inter, per me, ragazzi miei, può stare tranquillamente fuori rosa. Può stare veramente fuori rosa. E tra l'altro in questo momento non è manco convocato, quindi già adesso è fuori rosa. Se va all'Inter è un altro paio di maniche che è senz'altro banalizzato. Però Federico Chiesa per me è un giocatore che in questo momento andrà via. Vedremo un po' quali esterni arriveranno, però da Chiesa bisogna ricavare qualcosa. Nicolò Siviglia firmerà in giornata con il Venezia, una cessione già programmata da almeno 2-3 settimane. Sono usciti per esempio anche Barbieri negli scorsi giorni, è uscito vabbè Szczęsny per la risoluzione contrattuale che già sappiamo. Manca ancora Arthur, che in questo momento è ancora della Juve, piaccio o no. Miretti verrà dato in prestito, è stato reintegrato McKennie, che sarà convocato e potrebbe anche essere della partita. Vediamo un po' se Thiago Motta lo farà entrare. E tra l'altro Thiago ha detto che è un giocatore importante e McKennie è stato l'unico al momento reintegrato. Vediamo un po' se verranno reintegrati i vari Milik, anzi no, scusate, Milik non è mai stato fuori progetto, quindi ho fatto un errore. Vediamo un po' se verranno reintegrati i vari Thiago Jalo. Vediamo un po' se verrà reintegrato per esempio anche Filip Kostic. Questi giocatori qui su Chiesa non penso ci siano margini di possibilità, anche perché Thiago Motta appunto ha detto ieri in conferenza stampa la situazione su Chiesa è molto chiara, sono molto trasparenti, tutte la sappiamo, quindi non ha senso raccontarci le bugie. Sarà sicuramente una Juventus che però, scusatemi, proporrà un bel gioco. Sarà una Juventus che, come secondo me è fatto anche nelle partite amichevoli scorse, giocherà un po' a 4 in fase di non possesso e a 3 in fase di non possesso. Mi spiego meglio: in fase di possesso sarà una Juventus che vedere alzati Douglas Luiz e Locatelli, che quasi faranno i trequartisti. Saranno molto alti anche Kenan Yildiz e Timothy Weah, che però dovranno anche rientrare in fase difensiva, perché questo per Thiago Motta è molto importante. Tra l'altro Weah e Yildiz saranno titolari, sarà titolare Douglas Luiz, sarà titolare Locatelli. Come regista giocherà Kefren Turam molto probabilmente, e quindi questo è senz'altro un altro titolare praticamente certo. Lì davanti Vlahovic non è in discussione. I quattro dietro sono Cabal e Bremer come coppia di difesa, a meno che Cabal non verrà spostato sulla destra come terzino, ma Cabal e Bremer saranno i titolari. Gatti sulla destra e sulla sinistra sarà e sulla sinistra ci sarà Cambiaso, e in porta Michele Di Gregori. In porta Michele Di Gregori. Però ritornando alla fase di un possesso, la Juventus in fase di possesso imposta con una sorta di 3 più 2 tra virgolette, con Cabal, Bremer e Gatti che sono i centrali, Thuram e Cambiaso che vanno in mezzo al campo, con Cambiaso che appunto viene in mezzo al campo come ha già fatto anche la scorsa stagione. Yildiz sta a sinistra come dovrebbe, nella posizione che dovrebbe stare, vedremo anche se rientrerà in mezzo al campo. Douglas Luiz e Locatelli saranno molto più offensivi, e spero di vedere un Locatelli che possa, non dico ritornare quello del Sassuolo, ma possa giocare decisamente meglio rispetto alle ultime stagioni. Sarà molto alto Weah e Vlahovic dovrà senz'altro venire molto incontro. Dovrà venire molto incontro. Per il Como, senz'altro un uomo da tenere d'occhio, e come detto Gabriele Stefrezza, Belotti dovrebbe partire al primo minuto, sperando in una non fregatura, perché davvero prendere gol dal Belotti nel 2024, fatemi dire che è abbastanza clamoroso per ciò che ha fatto nelle ultime 2-3 stagioni. Secondo me della Juve è da tenere d'occhio in particolar modo Douglas Luiz. Secondo me lui potrebbe essere davvero il giocatore che cambierà la partita. L'abbiamo visto anche nelle amichevole. Sensazioni positive. Sono molto contento che ritorni la Juventus a giocare. Sono terribilmente carico per oggi. E
E bel sorriso senz'altro perché ci voleva, mi mancava la Juve nonostante tutto, nonostante sarà comunque una stagione in cui non mancheranno magari le lamentele perché la Juventus non le vincerà tutte. Quindi però sarà anche una stagione che secondo me regalerà gioie interessanti. Io credo che Danilo partirà dalla panchina anche per una questione fisica, perché secondo me è più indietro di preparazione rispetto agli altri. Sono d'accordo su Juan Cabal titolare perché Cabal ha dimostrato nelle amichevoli di essere un buonissimo giocatore, deve migliorare un po' nel passaggio e nelle marcature, però è un giocatore che si sgancia molto bene, un giocatore che è molto bravo difensivamente, che offre senz'altro spunti interessanti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti tutte le vostre considerazioni, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti.